Buonasera. Io già rido. Già rido istericamente. Ho già l'isteria addosso. Probabilmente, tra l'altro, Hot Pocket non ci sarà stasera perché sono convinto, abbastanza convinto, che lui si aspetti venerdì e mi dispiace da matti. Mi dispiace da morire perché ovviamente non c'era modo di contattarlo. Vedremo. Buonasera, ragazzi. Buonasera. Per ora buonasera. Per ora buonasera. Per ora. Benvenuto Dona, grazie. E benvenuti a tutti. Benvenuti a tutti stasera. Are we ready? Molto alla My Hero Academia come stile di presentazione. Dovrò fare una certa introduzione stasera perché credo che voi dobbiate prepararvi a ciò che è abbastanza palese, ma va comunque evidenziato, che arriverà. Quello che sta per arrivare. Quello che sta per succedere davvero in questa run. Abbiamo superato una fase e se ne sta per aprire un'altra, o meglio, si è già aperta un'altra la scorsa notte. Dichiariamola appena sono le 21:30. Mike, una strategia per Nito. Prova a colpirlo mentre scrivi i suoi attacchi. Non so se colgo un'ironia, però sì, ovvio. Il problema di queste boss fight, il problema di ciò che rende difficile attualmente la situazione sono sempre le casualità causate dai minion. L'imprevedibilità di avere 5, 6, 7 creature che si muovono casualmente al buio contemporaneamente contro di te. Ok. Benvenuto Frank. Ai sub arriva la notifica Hot Pocket, dovrebbe essere assolutamente notificato che sono in live, però sapete, è un pochino una cosa che casca dal pero, anche se Hot Pocket è una persona che vive in Twitch evidentemente, conosce le community, conosce come ci si comporta su questa parte del web, quindi potrebbe anche apparire effettivamente, essere abituato a questi extra, d'altronde avete visto che persona meravigliosa che sembra, almeno come identità online, è sempre solare, sta al gioco, scherza in continuazione, si diverte. Tra l'altro è molto accondiscendente, gentile, cioè l'ho apprezzato molto fino ad ora. Tra l'altro io vi ricordo, si può donare anche a lui, eh? Di solito i moderatori spammano proprio il fatto che la mod è sua e che c'ha il suo sito dove viene supportato per fare queste modifiche e le merita. Io non vedo l'ora, se continua così noi abbiamo Dark Souls per sempre. Un giorno mi piacerebbe farne una anche a me, però step by step, anche perché preferisco fare, vivere ed esperienziare la blind run di qualcosa di costruito piuttosto che stare da zero e fare io. Oh, Hot Pocket! I didn't expect you tonight since it's Monday. Friday, I won't be here. Ok, allora farò l'introduzione a voi. Prima Hot Pocket e poi a voi, dai. Anche se lui sa benissimo cosa ci aspetta. Adesso cerchiamo di passare una bella serata. Cerchiamo di divertirci. Ok? Let's enjoy this. Qualunque cosa accada. Ok? Ok. Non me l'aspettavo, sono felicissimo. Allora, 21:30. Ok. Hot Pocket. What I'll say now, it's something you already know. Nothing new will come to your mind after my explanation, but the gaming, the exploration, the gameplay part of the mod is done. It's finished. Now we are in the hardcore session, in the hardcore path. After all. So, you know what to expect tonight, okay? You probably saw this many times before. My followers didn't, and I'm not sure how many of them actually understand this, actually can think about what will happen tonight, what I'll have to do repeatedly during this stream. So,
Oh, Translation in Advance. Bravissimi. Vi voglio bene. Siete stupendi. Allora, ho detto l'ovvio, ragazzi, al ragazzo, e anche in maniera come sempre raffazzonata all'inizio live perché non mi sciolgo mai. Ragazzi, è finita la parte di esplorazione, di studio, di divertimento dei contratti, di gameplay vero e proprio in cui si provano strategie particolari. Per quanto io continuerò a fare dei test, ora è soltanto hardcore, perché quello che ci aspetta adesso fondamentalmente è essere shottati da qualunque cosa, uccisi da ogni singolo attacco, estremamente fragili a qualunque forma di interazione con la mappa. E il gameplay è in qualche modo bloccato al ripetere la stessa operazione finché non si vince. Dipende molto dall'abilità, ma nel caso di Nito, e se ci penso bene, penso solo Nito a parte la culla del caos, serve un po' di culo. Serve un po' di culo. Per quanto riguarda la maledizione, io non sono del tutto d'accordo di rimuoverla, ma faremo dei test se perdo un paio di volte. Perché francamente credo che in New Game Plus, con la maledizione di Calamite e dei quattro re che mi abbassa la vita a 20 vitality, credo che qualunque cosa mi shotterebbe. Credo che qualunque cosa mi shotterebbe. Adesso c'è una cosa che voglio provare. Prima di qualunque altra cosa, mi metto comodo, voglio provare una cosa. La dirò anche a Hot Pocket. Questo è un test particolare, fatemi come sempre sapere se i volumi sono giusti, eccetera. Però, attenzione, attenzione. Permettetemi. Di fare un test. Il piano stasera è ovviamente battere Nito. E ho intenzione di fare qualche esperimento, tra cui utilizzare l'arco per aggrare gli scheletri. Ok? Però, ovviamente, per usare l'arco avrò bisogno di frecce, per usare le frecce avrò bisogno di anime, per le anime avrò bisogno di uccidere e andarle a comprare. E i falò sono tutti chiusi, quindi farmare dai cacciatori all'interno del bosco è un'operazione che non farò perché ci richiederebbe troppo tempo. Abbiamo ucciso Guinevere. Quindi ovviamente non potremo sfruttare i cavalieri d'argento che sono molto easy e quelli che rimangono vivi nella Anorlondo Oscura sono troppo lontani. Insomma, non ho intenzione di farmare per livellare perché sarebbe la cosa più ottusa e folle e maniacale da fare e noiosa, ripetitiva e fuori dalla sfida. Ho questi livelli, ormai il level up non serve neanche tanto perché livellare intelligenza o altre caratteristiche non aiuta. Abbiamo comunque massimizzato gli hard cap, i soft cap di alcune caratteristiche come appunto destrezza, quindi il DPS c'è. Ora. Non utilizzo i glitch, barare è la cosa. Che cosa esiste a fare la mod se si bara? Ora. Before anything else, I want to try one thing. A user under the comments of the re-upload of this of the last stream said something to me. Questo ragazzo in chat, nei commenti del video, mi ha detto una cosa. If it is true. It's something I didn't know in the last 7 years, yeah? 2011, yeah? Was the release of Dark Souls. Ok. Potrei essere dinanzi a una scoperta, le classiche cose che si scoprono dopo anni. Perché un ragazzo. Arma magica non serve un tubo, in realtà. Perché comunque la falce è fortissima. E l'arma divina per uccidere gli scheletri è quella, non puoi buffarla. What the user, the follower, the viewer said to me, and I'll try this now, I have to, it will change a lot of our future tries, is that the Gravelord sword attack of Nito, before it sees you, triggers only. I mean, when you fall down into the boss fight, after the boss fog, the first attack, the one that usually kills me when I'm tired or before, because I don't have the right timing, I never trained against it, okay? Never trained against it. Nito is a merdone. Traducete di quello, però scherzi a parte, goliardia a parte. What the boy said to me is that
There is a trigger of the first Gravelord sword attack, that is having light cast upon ourselves. So... Ah, ok, Hot Pocket dice... Ok, thank you. So it seems not. Oh, ok, so... Let's... Lui ha esplorato i codici della intelligenza artificiale, no? Abbiamo scoperto parecchie cose con lui. È una delle live più acculturanti pazzesche per quanto concerne la conoscenza del codice. Infatti io con lui spero di poter rimanere in contatto. Tuttavia... Lo streamer e speedrunner Elijah ha passato 8 ore per l'ultima boss fight. Avrei detto I like this, but... Ma... Mi è scappato. Ma dopo l'ultima serata dovrei stare un pochino attento perché abbiamo superato la parte divertente e siamo alla parte tosta. Ora... let me test this. Let me try... I'll surely die a couple of times before even... reaching the boss, but let's see. I won't cast light on me. I won't do anything like that. I'm not trying to win or do anything else than instead of testing this. Allora, parliamo un po' in italiano, penso che possiate tranquillamente guidarlo. Mi metto comodo perché vi ricordate le 30.000 anime? Ok. Ho tutto sotto controllo in testa. Il problema è l'abilità di comando di certe cose, il fatto che è buio pesto, e vediamo un po', che devo un attimino ripiarmi. Sono molto teso, non sono affatto concentrato. Allora. Ok. Proviamo un secondo a raggiungere Nito, ok? Raggiungiamo Nito. E poi vediamo se senza luce, se sto fermo, ci casta l'inculata. Vediamo. Bisogna entrarci dentro, ragazzi. Dobbiamo abituarci un secondo. Posso, sì, finché non lo scambio per l'anello della nebbia, posso mettermi la Skull Lantern. Perché non vedo un tubo. Però vediamo un po'. No, no, ci vorrà un po'. I'll have to... dovrò entrarci un pochino dentro, ragazzi, nella serata, perché... Non sarà immediato il mio entrare nel ritmo di una sfida come questa di nuovo. Ovviamente. Don't lag already! Oh, it's gonna be fun. Oh, yeah. Stanotte, ragazzi, prepare yourselves, eh? Sarà tutta così. Sarà tutta così. Per ora facciamo solo qualche test. Sarò anche forse un po' meno chiacchierone. Qui bisogna essere un pochino oltre il gameplay base di un giocatore anziano. Bisogna essere proprio perfetti. Quindi... Non cominciamo. Intanto ho perso frame? No, ok. Allora. Per ora è solo un test, ok? È solo un test che riguarda l'intelligenza artificiale di Nito. Quindi, vediamo un secondo. Facciamo questo esperimento. E poi proviamo a fare qualche azione per migliorare la situazione. Ok? Allora. Ok.
Silence, please. Allora, quello che proverò a fare ora sarà niente. Sarà fare niente, ok? Mi metto Hidden Body e non faccio niente. Vediamo se è vero. È un test. E ovviamente l'RNG conta, ma facciamo un esempio. Cado e non faccio niente. Silenzio. Ok? Assolutamente no. Falso. Falsissimo. Falsissimo. Quattro secondi per la schivata, mi sembrano troppi. Però mi fido. Quattro, non sono... Mi fido. Oh, è 4 secondi l'attacco. Ma ora vediamo. Comunque, intanto questa è una cosa falsa. Peccato. Ora. Vediamo se riesco ad aggrare... qualcosa. Al quarto secondo rolli, grazie. Ok. Allora. Not casting light or having any light source on us doesn't work. It doesn't. So. Let's buy some arrows. Ok? Fatemi pensare. Mi servono le frecce e l'anello. Allora. Ok. No, Calamity New Game Plus sarebbe stato più noioso, ma... Io... Calamity e i 4 re sono... Calamity e i 4 re sono un inganno. Sono molto, molto meno spaventosi... Sono molto, molto meno spaventosi di quanto non pensiate. Sono veramente una sciocchezza. Assolutamente falso. Io ho sbagliato a combattere prima i 4 re, perché un lato di me effettivamente si divertiva all'idea di renderli quasi semplici a causa del damage output che avremmo potuto raggiungere. Ma Nito con i suoi minion è una grandissima inculata. Mentre Calamith e i 4 re sono soltanto moveset e un poco di RNG. A parte appunto qualche bullshit hitbox di Calamith e gli attacchi di merda dei 4 re. Perdonatemi la volgarità. E invece io ho permesso a Nito di essere forte, perché ovviamente adesso mi sciotta. Ma... Ah! Ok, now I get it! I 60 fotogrammi al secondo! Ecco perché cado! Cioè, non cado mai qua! Eccetera. Ecco perché, i salti sono diversi. Ok. Allora. Mamma mia, che impressione. La culla del caos con i danni doppi è un pochino più fastidiosa, ma è uguale. Semplicemente usi l'arco e la fai finita. Cioè, senza... Ma guarda un po', non sono caduto. I 60 danni, 60 levano. Ok. Sì, sono un po' storditello, lo so. Ok. Quindi. Oh, come on. Ah, ok. Mi dispiace. Allora.
Ok. Allora. Grazie. Perfetto. Ora farmiamo un secondo. Farmiamo un secondo per ottenere qualche anima fast. Giusto. Ah, ma il falò sarà spento. Vabbè. Il falò sarà spento. Il falò di Ariamis sarà spento. Oh no, il ciclo ricomincia. Quasi, quasi. Quasi. Il fatto è che il falò all'interno di Ariamis è sigillato, quindi dovremmo essere tranquilli. Too bad. Too bad. Era il momento, ragazzi, non potevamo tenerlo per sempre quell'anello. Mi ha accompagnato quanto più ho potuto. Ok, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Sono immuni a... No, serve luce, serve luce. Serve luce e... Dovrei livellare per fare il danno magico. Ok, utilizzeremo il bleeding allora. A una certa dobbiamo essere un pochino più tattici, nonostante tutto. Solo una volta, dai. È sbagliato, è sbagliato. We shouldn't. Non avremmo dovuto. Però basta, basta, basta così. Non si fa più. Solo una volta. Capriccio esplorativo di meccanica interessante. Ok? Ok, basta, basta. Allora.
tutti molto arrabbiati, eh. Allora, sto facendo. Allora, lo dico a tutti. Nel caso qualcun altro chieda, per l'amor del cielo, aiutateli, ok? Sto facendo la live di lunedì perché venerdì non ci sarò. Non è una live extra, purtroppo. Non ho ossa del ritorno? No, non importa, perché mi porterebbe comunque al primo falò, quindi. Allora. Luce dura 5 minuti, che io ricordi. E no, Nito sta benissimo. Nito sta benissimo. Ho fatto un test di intelligenza artificiale per comprendere una cosa che mi è stata detta in un commento che non avrei potuto mai immaginare. E che ho realmente creduto potesse essere vera, perché Nito è una di quelle boss fight che, siamo onesti, è da... Cioè, per quanto sia divertente notare che è quasi improbabile vincerla senza sputare sangue in questa Scorched, è una boss fight molto facile, è veramente un boss imbecille se non fosse per i minion. Quindi che cosa accade? Che non l'ho mai esplorato, né ho mai imparato bene i tempismi. Infatti uno dei ragazzi già mi sta aiutando con il ritmo della Gravelord Sword. Tuttavia... ha fallito quel test, non era vero. E adesso sto letteralmente, semplicemente preparandomi un po' meglio per fare dei test che mi portino alla vittoria. Perché... Allora, penso che siamo onesti anche qui. È ovvio che se io mi metto a insistere, fosse anche dopo 20, 20, 30, 40 tentativi, ce la faccio per quella botta di fortuna in cui il nemico, lo scheletrino, non fa il roll o mi aggra un po' prima, come è successo a quel quasi win, no? Però, piuttosto che star lì a insistere, per quanto ormai siamo in una fase della run in cui è tutto un ripetersi continuo di quello che accade, faccio il mio meglio per migliorare un po' la situazione. Poi, in realtà, potrei fare qualcosa di più tattico, come qualche level up e intelligenza per utilizzare caduta morbida, eccetera. Però, allora, giustamente sia nei commenti, it was at that moment he knew he falched up. Instant, almost instant karma. Sono crashato? Sono crashato, cazzo! Ah, sono in là, è tornata! Forse è tornata in diretta senza tagli! F5, sono tornato! È stato uno stranissimo... È la prima seconda forse? Prima o seconda volta che crasho senza dover tagliare. Ha! Ok, mi alzo... Ok, le spallucce tipo eroe, ma... Ok, allora... Torniamo in noi, ok?
Ragazzi, il che inculata. Io ormai, visto che la mod sta fottendo me, io fotterò la mod per farmare da ora in poi allora, basta. Come dicevo prima che accadesse l'inevitabile, sia in chat sia i mod mi dicono: ma che ti frega, acceleri un po' il farming. Avevi ragione. Allora. Ok. Ah. It was the giant who sold the feather arrow. Oh. I wanted them. Volevo le frecce piuma. Vabbè. Ok. Ok. Allora. Beh, no, in realtà non ho più perso un fotogramma. È stato un crash diretto, ma non ho più avuto altri incidenti. Ok, adesso, ora, tocca provare. Ne vuole 36.000 Oswald. L'ho preso l'anello. Faster. Ora. Allora. Il fatto è, perché rimane maledetto? Perché ho pochi HP e la maledizione di Calamit. Crepo uguale. Ragazzi, non ammetto che mi piacerebbe fare il test in Fatroll. E ora lo facciamo. Sono d'accordo con voi e lo adoro. Però sono comunque molto facile. Sono molto fragile. Se mi tolgo la maledizione e faccio dei test, se poi non vanno a buon fine, quindi l'armatura di pietra o quella di Havel, anche se non vorrei tornare lì per nulla al mondo. Oddio, c'è il quick exit per il flagro che avevo deciso di non usare, poi invece ho fregato. Fondamentalmente, se non funziona, se prendo troppo danno e la maledizione è troppo efficiente, quindi a uccidermi con il New Game Plus. Poi dovrò rimaledirmi per poter utilizzare Power Within. Ok? E questi Mike, ma perché rimanere con un morto? Quindi preferisco fare qualche test prima di togliermi la maledizione. Ok? Hot Pocket. People are suggesting to uncurse myself. It could work with some attacks of the skeletons if I'm in super fatroll. But if I do so, it doesn't work, I'll have to curse me again, all over again, do the same things of last night, etc. So let's try like this, with a usable power within, without the soccer ring, and then we'll see. Tomb of Giants, to Tomb of Sadness, Tomb of Darkness, Tomb of Butthurts. Allora, la tensione. Non riesco ancora a giocare a Shallow in queste situazioni, proprio perché mi frustra l'idea dell'RNG. A me l'RNG nel videogioco è qualcosa che mi dà un fastidio, specialmente a questi livelli di tensione e di difficoltà abbastanza importante. Però va superato, è una sfida, il gioco è questo. E mi piace l'idea di riuscire a manipolarlo, a riuscire a trasformare l'RNG in qualcosa che lo è meno. Quindi non servono i teschi Yeskai, e sapete perché? Perché abbiamo le frecce. Le frecce possono fare rumore. Le frecce possono fare rumore. Possiamo far fare rumore alle frecce. E distrae. Eh sì, certo! Danno quadruplo, raga. Possiamo far fare rumore alle frecce. Possiamo distrarli con le frecce. L'unica è provare e riprovare mille volte finché non hai più tensione, perché è la milionesima. Saggio, è vero. Vorrei evitare di arrivare alla milionesima volta e quindi di essere sciallo. Però sì, assolutamente vero. Peccato che il falò più vicino è spento.
Perché mi ha aggrato così? Beh, se lo vedo è facile schivare, ovviamente. Dai, su. Era vinta. Era vinta, cazzo. Quanto odio quello scheletro quadrupede. Perché è normale, vi chiederete, perché non l'hai attaccato prima? Perché è lenta la falce a concatenare il primo attacco. Quindi, se... Visto che non lo stordisco, non si stunna. Lui può attaccare, cioè non è un'arma contundente che lo fa stordire. Quindi, ah, sono crashato. Porca miseria, oh. Che fastidio! Oltre alla tensione ho anche sta merda! Rieccoci alla magia del sub mezzo megabit. Welcome back, ragazzi. È successa una cosa folle. È successa una cosa... Parlavamo di quanto l'RNG è importante? È successa una cosa folle. Puro RNG. Pura casualità. Ho quasi avuto la chance di vincere. Sapete cosa è successo? Questo su YouTube lo commenteranno perché lo avranno visto in diretta e purtroppo voi... No, ma ho perso a causa del fatto che non sono riuscito a trovare una finestra... Che quando parlo e ho... Quando parlo non faccio il percorso giusto. Mannaggia a me. Ho quasi vinto. Perché... per fortuna, spero che la registrazione non sia persa. Perché Nito ha superato gli scheletri senza che io li attaccassi. Mi stava raggiungendo. Sapete che significa, no? Che avrei potuto attaccarlo senza aggrarli perché sono invisibile e muto. E allora ho detto, se resto qui comunque mi avvicinerò troppo al quadrupede. Devo uccidere il quadrupede. E ci ho girato intorno. Non ha mai attaccato se non per piccoli morsi. E la falce non è un attacco contundente. Quindi sapevo che non l'avrei mai stunnato con un colpo. E questo mi ha fatto tergiversare, mi ha fatto titubare. Al che, ovviamente, non ho potuto avere il tempo giusto. E alla fine, quando ero al limite, ho perso la chance. Ho perso la chance e mi ha colpito. Perché ho attaccato in maniera poco precisa. Ora però, purtroppo, qui sono scivolato e quindi moriremo malissimo. Woo! E se risuccedesse, se ci fosse il modo... yes, it's the ISP stipulation. It's called Italy. Digital divide. Yeah, better said. Cazzo! Cazzo, 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 cazzo! Allora, let's try again. Oh, sarebbe bellissimo se risuccedesse. E invece no, urlerai e morirò. Beh, no, vedete? Ha fallito. Però, proviamo... Basta! Schivare nell'istante in cui prendi il colpo ti fa cacare addosso. Perché le frecce non fanno girare? Perché sono stupidi gli scheletri? Dovrebbe funzionare, funziona con i mob. Comunque,
Potrà sembrarvi falso, ma stiamo facendo passi in avanti. Stiamo facendo passi in avanti. E se per... No, gli attacchi non sono silenziosi, facevano rumore. Lo so che gli scheletri non hanno le orecchie, però sono mob. E ti sentono senza l'anello. No, no, se sei silenzioso te, non credo che le frecce non facciano rumore. Ma non è perché sono frecce di legno? Proviamo. Ragazzi, stiamo toccando... Uè! Stiamo toccando meccaniche di gioco talmente tanto... Sì, esatto, il fatto che sia aggiunto dopo può aver fottuto l'IA. Assolutamente possibile. Però, ecco, quali sono i passi in avanti? I passi in avanti sono che attraverso... I passi in avanti, scusate. Che potrei provare, attraverso questi incantesimi, a non aggrare mai lo scheletro. A non aggrarlo mai. Cioè, non farlo proprio come meccanica di gioco, di combattimento. E aggrare un... Il prossimo passo in avanti sarà un test. Sarà, che succede se aggro uno scheletro? Ne arriva più di uno? Perché se ne arriva più di uno è la fine. Lo scopriamo, eh. Sbaglio quasi i tasti. L'ho superato? No. Cazzo, non l'ho ucciso io! Non l'ho ucciso io, bastardo! L'hai ucciso tu! Che RNG di merda! Figliodissimo di puttana! No! No! You can't! Non puoi! Non puoi, dai! È in percentuale la cura dell'umanità!
È in percentuale, bastardo! È passata, ok. Devo mettermi... Merda! No! Ah, cazzo! È finita! Un altro! E tu chi cazzo sei? Porca miseria! Cazzo! Stavolta ho fatto il quick... Ho fatto la quick exit anch'io. Ma non serve a niente! Cazzo però! Ve l'ho detto! Passi in avanti! Siamo stati sfortunati, ma sono passi in avanti. Ora vi faccio vedere io. A me le cose che comunque un pochino funzionano mi piacciono moltissimo. Un passo in avanti. Funziona. Vedi che se taci va meglio, lo so benissimo. Lo so bene. Avremmo vinto, eh? Avremmo vinto. Avremmo vinto. Avremmo vinto. Avremmo vinto, 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 vinto. Hot Pocket ha detto qualcosa? Ha strombazzato con gli scheletri? Ma che toglie la falce? Ne metterei due adesso. Ne metterei due di falci. Non una. Doppio bleed. RNG, Raging Mito Gameplay. Ciao, stronzo, come va? Fa male? Fa male, sì. Ho il binocolo? Ha riso sguaiatamente quando è apparso lo sprite. Allora, ragazzi, in stile YouTube, ok? Siamo qui. Logan ci ha appena ucciso alle spalle. Guardate che inquadratura scenica. E sto per fare una pausa, perché quello che è successo è esilarante. Allora, durante lo scontro che avete visto con Nito... Sono apparsi gli sprite, i nostri cari amici sprite. Sono tornato quindi per non farmare di nuovo dei mostri, per uccidere lo Stray Demon, creare un guizzo originale, sapendo che sarebbero potuti scomparire nel processo, però almeno avrei fatto il martello del Fabbro più 5, ovviamente, perché almeno avremmo avuto un'arma elettrica pronta all'uso molto potente. Sono tornato, è morto immediatamente Laurentius, sono andato nel nostro caro Asylum e poi ho pensato, aspetta, non si stanno più triggerando gli sprite, sapete cosa? Torno! Non utilizziamo un boss che voglio utilizzare per potenziare, voglio sfruttare per potenziare la piromanzia per una cosa così frivola, visto che ora come ora non ci è necessaria. C'è sempre tempo. Sono tornato e il falò era spento. Era spento. E mi sono chiesto, ma perché non c'è più nessuno di vivo? E invece evidentemente qualcuno destinato a perire per questo bug... è ancora qui. Quindi, io ho aspettato... Ho aspettato
per far attivare il Red Tier Stone Ring. Non ha esattamente funzionato. Usiamo come scusa il midroll. E a questo punto però possiamo tornare lo gang. Però sembrava... però sapete cosa? Ci permette di tornare alla riscossa in un piano che stava funzionando. No! No! Don't! Woo! Hey you, Logan! Logan! Ha! Qua! Hai il Perry Logan! No! Evan, the folly of youth. No! This is not the folly of youth! Veramente non lo è. Non lo è neanche un po'. Tornando a noi. Hot Pocket dice: I think this is the worst I've seen someone affected by this bug. I'm sorry for it. Don't! It's an adventure. We'll take the best of it, ok? Spero che non vi stiate annoiando. Però perlomeno ora so, perlomeno so che vi avevo avvisato. Che sapevate cosa aspettarvi. Lobos ci ha messo 3 ore con Manus. Io ci sto mettendo... quanto? 5 con Nito. Però in qualche modo il fatto che c'è comunque un avanzamento tattico delle idee e che questa sfida è effettivamente così folle mi sta divertendo. È figo. Oh no. Oh no! Comunque, la prossima volta che gioco Dark Souls sarò diventato un maestro nello schivata della Gravelord Sword. Allora. Questa è l'unica cosa veramente noiosa. La mia vigliaccheria nel voler utilizzare luce per forza. Dov'è Nito? Non vedo un tubo. Eccolo là. Lo ha superato, eh. Ora dobbiamo solo sperare che faccia l'attacco ad aria. Non voglio attaccare io il quadrupede. Non lo voglio attaccare io, ok? Voglio sfruttare la sua abilità. Quindi... sfruttiamo Nito. Eccola qua. No! Passo in avanti. Non lo sciotta. Non lo sciotta. Ok, even in New Game Plus, the Nito's Outburst does not one shot the four-legged skeleton. Ok, ok, no, 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 no. Ragazzi, finché si ottiene un'informazione in più... vediamo se riesco a... finché si ottiene un'informazione in più... a posto, a posto. Non preoccupatevi. Sono solo le sconfitte che non danno niente, quelle fastidiose. Poi è ovvio che... me lo state chiedendo in un po'.
Se la moto si gioca non blind run, è completamente un'altra cosa. Completamente. Ma il bello è giocarla blind. Perché a giocarla non blind potresti quasi svilirla. Perché potresti tranquillamente sfruttare un terribile bonus di potenza e facilità. Se magari cappi la piromanzia e vai di certi setup all'inizio e un certo percorso di boss. Non è quello che la rende speciale. La difficoltà non è la base della mod, quanto la difficoltà che nasce dal percorso che fai in base al tuo essere immerso nella strategia blind. Poi è ovvio che non è game design, ok? È fatto apposta per essere difficile, e punto. Artificialmente, ovviamente. Il life drain è vero, non va sottovalutato e ho anche solo 5 Estus. Però vi spiego, il mio ragionamento è molto semplice. Se non ho mai avuto difficoltà per la fine degli HP, non è quello il problema. Cioè, non ho mai perso perché ho finito le cure. Non ho mai perso per un try, è vero. Adesso che ci penso, un try è... sono uscito... Ok, togliamo la maledizione. La falce la levo solo quando ho abbastanza anime. Non posso comprare la maledizione, ragazzi. Finché non faccio... Quanto costa? 5.000? Comunque qua fa veramente troppo caldo. Io speravo almeno di avere un ventiloterino. È vero, c'è uno scambio da Snuggly, è vero, è vero. Era le titaniti scintillanti, forse. Ok, i globi rossi. Stupendo! Fantastico! Che bello, poi, perché poi ovviamente adesso, essendo in live con voi, sono cose che poi memorizzo. Perché sono scambi che da Snuggly ovviamente tendi a non fare, no? Figo, grazie. Perdonate se sono meno sgargiullo, ma è ovvio che comincia a far tardi e... Non pensavo... No, alle 11 non pensavo di aver per forza vinto, in effetti. Ah! Ok, se perdo le anime... speravo che... Era un test, lo ammetto. Però speravo che non mi aggrassero così in fretta, nonostante la posizione. Sì, weapon at risk, non ti preoccupare. Sì, posso vendere l'umanità per anime, ma anche i globi stessi. Sì, lo so, me l'avete... A volte vi ripetete moltissimo. Morirò shottato dal cavaliere? No. Ok, beh.
Sì, ma è vero che non posso leggere sempre la chat, ma quando dico a voce alta il vostro stesso consiglio che ho letto, che condivido e che andrò a fare, che ho spiegato, eccetera, è strano che poi continuate a dire. Mi dispiace solo perché magari vi scappa quello che dico, vi sentite ignorati, mi dispiacerebbe da matti. Ciao. State a... Dawnstar MK chiede: che bello, sono in live per la prima volta. Che ha fatto stasera Mike? Niente. Sto volendo scherzare, niente. In realtà, abbiamo superato l'ostacolo, ora dobbiamo vincerlo in maniera pratica. Però ce n'è ancora uno in realtà. Un ostacolo c'è, ancora molto fastidioso, in effetti. Quello c'è, è stronzo. Allora. Ragazzi, pronti? 3, 2, 1. Salve. O condannati, dipende. E poi, in teoria... Ah, l'armatura di pietra non l'abbiamo presa. Giusto, ovvio, abbiamo appena aperto. Vabbè. Ok. Gli scheletri piccoli non credo mi shotterebbero con l'armatura di pietra. L'attacco di Nito sì. Col danno doppio sì. In New Game Plus. Ok. Questo era un test da fare. Ci tenevo a farlo. Se mi sciotta con questa... Se mi sciotta con questa... Non posso tenere in vita il quadrupede. Non posso. Non posso tenere in vita il quadrupede se mi sciotta con questa. Perché se mi sciotta con questa... Dovrò scappare da lui. E se devo scappare da lui, non posso rischiare di buttare tutto, capite? Non posso. O l'una o l'altra. Era un test che dovevo fare. Questo un po' meno. Ma... il cane deve morire. Se io entrassi con il Red Tearstone Ring, appena caduto, e attaccassi con l'attacco secondario, forse potrei shottarlo. Perché faccio il 50% di danno in più e l'attacco R2 fa più male. Partiamo con il test sul nostro amico Doggo Scheletrico. Cambiamo regime, ragazzi. I test li abbiamo fatti, passi in avanti anche. Adesso... Adesso...
adesso, mentre mi gratto dalle punture di mille zanzare. Power Within ancora prosegue. State facendo una sfera Genkidama di tifo, ragazzi. Siete... Non mi dovete commuovere mentre faccio hardcore gaming dopo tre ore. Sì, tre ore di tentativi. Siamo arrivati a quante? 4 e mezza in totale per Nito? Ok, basta chiacchierare, ok? Non farlo. Ok. Se avesse fatto questo attacco sempre... Superali, non farmeli aggrare, per favore. Puoi farlo per me? No, ti stai incastrando. E allora ti tolgo solo quello che ti incastra. Quadrature di merda. Gli faccio troppo poco male. Ogni volta che riesco a quasi vincere, cazzo, c'è l'inculata. Sempre. Perché sempre? Non capisco. È presto per l'RTS. Io ho aggrato. Dai. Che cazzo però.
Che esagerazione. Mito. Però è sfortuna che ogni volta che riesco a vincere mi appare lo sprite. Cioè, è un tantino fastidioso, ma so cosa fare. Buonanotte a chi va a riposarsi. Siete tutti eroi. Assolutamente. E di nuovo se n'è andato. Tuttavia, non mi farò fregare più. Quindi. Sapete qual è la cosa più folle? Che, specialmente per i ragazzi di YouTube, se ci fossero dei tagli, siamo a mezzanotte e 20. E nonostante, bene o male, si sia fatto solo questo, il percorso, gli esperimenti e le reali vittorie, anche solo conoscitive, della boss fight e i passi in avanti per sconfiggerla, in interazione con voi, è stata una roba che mi fa sentire ancora carico col sorriso. È una figata. È una figata. C'è ancora il ragazzo che mi ha detto prova a concatenare gli R2. Perché è vero, non si potevano concatenare. Ma il battere sulla la goccia d'acqua sul canyon, no? In questo caso che sono io, di dire beh, comunque provaci, mi ha fatto fare poi un altro viaggio mentale. Ossia che l'R2... o l'attacco in salto avrebbe potuto shottare. Sono sicuro che in tutti questi commenti ben altri me l'avranno detto. Ed è stupendo. Ci stiamo arrivando, ragazzi. Esatto, Ricciaia. Ora lo metto l'anello, tranquilli. Leonard, i tuoi 4 secondi mi hanno messo soltanto ansia. Mod, ci pensi tu? Grazie. Allora. Sto perdendo troppo tempo, cazzo, Michele, perdi tempo! Power Within non dura per sempre. Vieni, Mito! Smettila di fare l'isterico e vieni qui! Oh, le palle, Mito! Tirale fuori! Mito, non ti glitchare, però! Prima gli sprite e poi i glitch di intelligenza artificiale. Vieni qui!
Bambino capriccioso. Vieni, Nito, vieni. Ti spacco il culo. Volgarmente. Oh! Piantala! Se ti vedo non funziona. Se avessi un altro Power Within, santo cielo. Vieni qua, che non voglio aggrare i tuoi amici. Oh. No, puoi proprio essere... No, no, così li aggri! Nito, se li hai aggrati, mi hai rovinato la boss fight. Io non te la perdono. Sto cercando di cambiare target, eh? Nito, ma cos'hai stanotte? Nito, no. Nito, no. Nito, no. Questa, no. Ma perché sta cosa anche in close combat? La finiamo. La finiamo, Nito. Guarda che lo metto il Tearstone, eh. Non mi giocare con la telecamera che posso perdere. Anche se sei una pippa. Nito, che stai facendo? Non ti vedo. Nito, non vedo niente. Nito, ora metto il Tearstone, eh. Nito, no. Nito, no. Nito, non vedo un tubo. Che stai facendo, Nito? Non capisco un cazzo. Era dal 2011 che non ero così contento. Crepa! Morto! Woo! Ha! Cazzo! Woo! Hot Pocket ha scritto first try. Ho perso tutta l'euforia. First try! First try. Yeah. Io non lo voglio leggere. Io non leggo. Comunque, facile, cioè. Certo che sti boss endgame con sti contratti fatti così in un quarto d'ora la sera... È una mod interessante, però poteva spingere un po' di più sulla complessità e le possibili combinazioni che causano alcuni RNG dall'essere fastidiosi, nell'essere fastidiosi. Cioè, poteva essere un po' più impegnativo. Ah! Yes! First and only... No! First and sec... Second amendment that I like as a gameplay feature. Maybe third one. Grande frammento di un contratto. Lega il suo possessore ad avere il mondo pieno di disastri. Il risultato di un servitore dei Gravelord, delle catacombe... No, vabbè, insomma, del Gravelord, of a Gravelord, che pratica la sua terribile arte. Nito dorme, è in letargo, chiuso in un buco fino alla fine del tempo, la sua fine arrivi. Stai attento a non subire lo stesso fato. Ragazzi, New Game Plus 2! Oh, 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 oh. Mamma mia! Ah, perma Gravelorded! First try. Ok. Woo! What will happen now? What will Mike of the Desert do? That
could not be as cringy as 4 to 5 hours of fighting Nito over and over and over and over again. Adesso andiamo allo Stray Demon! Ah, quanto mi sono divertito! No, Sif, per romanticismo, ho detto che sarà l'ultimo boss che combatterò. Proprio per romanticismo. Ve l'ho detto in diretta qualche... visto che Sif è l'ultimo. Perché è una cosa che di solito faccio sempre molto presto per le run. E penso che sia dall'anima della sfida che non si vede la cutscene segreta. Quindi... Now go. Now go. Oh sì, ci divertiamo! Il perma Gravelord per me è un bonus. Per me è un bonus. Salvo che mi mettano dei Gravelord nelle boss fight. Don't. Mi sono un po' caricato di energia. Sono felice. Sono felice. Dai, 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 dai. Allora, per chi ovviamente non sa cosa vuol dire essere perma gravelordati, che tra l'altro è un termine che non ha senso, lo spiego ovviamente in italiano per tutti, perché non sentitevi sciocchi o ignoranti, oh mio Dio, non lo so, mi sento una pippa, sciocchezze, veramente sciocchezze. È una meccanica assolutamente poco sfruttata all'interno... Poco sfruttata all'interno dei Souls, specialmente in Dark Souls 1, perché è l'unico, in realtà no, è l'unico, perché nel 3 è una cosa diversa. In Dark Souls 1 è una meccanica assolutamente bellissima, che praticamente di multiplayer ti permetteva in qualche modo di ottenere il mondo di un altro giocatore invaso da questi mostri rossi, chiamati in Demon Souls Black Phantom, che qua diventano Red Phantom, il quale però avrebbe dovuto sconfiggere te per liberarsi da questo incubo. Dov'è Black Frame? Non è Black Frame? Ecco qua. Ora, quello che accade... Quello che accade è che di solito, proprio perché è una cosa così rara... Oh, ok, I have to read what said in Hot Pocket said, but before that... quello che accade, nuked, esatto, quello che accade è che non si vedevano mai. Per questo la perma Gravelord, che ti riempie il mondo di questi mostri col, mi pare, almeno doppio della vita, molto più danno, eccetera, è bellissimo. Perché tra l'altro, essendo un gioco ben equilibrato, ti danno anche molte più anime. Quindi è semplicemente una figata, hanno più agro, hanno più tutto, è bellissimo, è bellissimo. Mentre Hot Pocket ha detto... For as much suffering, allora, per quanta sofferenza una mod come questa possa causare, cosa, sofferenza che mi piace, mi diverte, mi aggrada, devo anche dire che apprezzo tanto quando qualche sfida insormontabile viene vinta e tutti celebrano, se no è cerebro, cabron. Sto citando... Come, cos'è che dicevano in Resident Evil 4? Un forestero! Non mi ricordo. Lasciatemi stare. Yeah! Matalo! Un forastero! Hijo de puta! Un forastero! Matalo! Sì, è vero! Ai! Esatto. Ok. Morire è svivir. È vero.
mi ero confuso. Io ricordavo che desse l'effetto di aggiungere uno slot. Invece quello è l'anello della magia nera. Quello è l'anello della magia nera. Mentre Dusk aumenta i cast. Ok. It's time for you to witness. Witness our moment of triumph. Allora. Woo! Ho giocato tutti i Resident Evil? No. I Gun Survivor non li ho giocati. E il 7 nemmeno. E ho solo il primo Outbreak. Il resto della saga sì, tutta quanta. Ok, ok. Anche i New Game Plus 2 vengono shottati, va bene. Bel range, per essere un'arma destrezza. Purtroppo qui non possiamo sederci a nessun falò. Se perdiamo, pernacchia. E credo che i New Game Plus 2... Credo che in New Game Plus 2 la stamina dello scudo non basti, anche se è più 5, no? Allora. Cosa? No, no, you didn't. No. 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 No, 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 no. Oh. Oh. Yasant, esatto, Yasant. Oh. Sins of the Mother. Dobbiamo scriverla questa canzone. Scriviamola. Sins of the Mother. Stipulations hurts so much. Vi ho già aggiunto una line. Porca miseria. Allora a sto punto non possiamo neanche perdere tempo. Perché qua è tutto un incubo. Oh Gesù. Cazzo ragazzi, che inculata. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Ho gli HP dimezzati perché volevo usare Power Within. Ma... comincio a pensare che non sia una buona idea. Ah, here we are, all over again.
No! Dai, merdone! Scusate le parolacce, è tardi e mi sto sovraeccitando. Ok, allora. Volevo ucciderlo in fretta, quindi volevo andare in Super Hyper Mode. Ma la Super Hyper Mode è per ora vincolata dal fatto che spero non mi aggrino così, anche se ho sentito un arco partire. E quindi potrebbero avermi aggrato uguale. Allora. Ho sentito che ha aggrato. Però... vorrei vedere se magari una volta che mi allontano... vedete che comunque loro aggrano poco. Proviamo a cadere da qui, dai. Vediamo, eh. Lui dovrebbe soffrire il sanguinamento, però. No, Mike, levati! Le frecce! L'ho sentita! Le sento! Uff. Quindi. Allora. Dopo unito è tutto in discesa, esatto. Ho 25.000 anime, non bastano per potenziare la piromanzia. Stipulation. Stray Demon. Beater is more star. Oh no! Zero. 4 bleed resist. Il possessore perde molta della sua naturale resistenza al sanguinamento. E il danno introdotto dalla perdita di sangue è aumentato. Come due demoni sono riusciti a fare della propria casa il rifugio dei non morti a nord è sconosciuto, ma suggerisce che sono stati mandati lì non proprio nella loro volontà, non del loro istinto. O fu l'intero edificio, l'intero rifugio costruito intorno ad essi. Hot Pocket, one of your best descriptions. Lore wise, this is one of the top 3. Amazing one. Canon. Ok, benissimo. Direi che se andiamo alla Daughter of Chaos.
Posso riparare dopo. No, non posso fare la culla. Sith è uno scontro fastidioso quando è molto resistente. Quindi... no. No. Il fatto è questo. Credo sia arrivato il momento di finire, perché l'unica altra cosa che potrei fare non è neanche Sith, perché Sith è lunga da fare. Lo sapete benissimo, è una palla. Cioè, tutta... no, beh... è una... sì, sì, non è esattamente bello. L'unica sarebbe Sif. Però Sif l'ho detto per gusto di lasciarlo dopo, in New Game Plus 3. E... ma non è una scelta tattica, perché non so qual è la sua maledizione. Probabilmente mi toglierà lo scudo. Non ho dubbi, non ho molti dubbi su questo. No, 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 no! Anche senza la falce! Senza la falce, cazzo. Sapete cosa si fa adesso? Potrei aumentarmi le anime con un trucco, ma non lo farò. Visto che abbiamo gli sprite, adesso vi faccio vedere che facciamo. Ho intenzione di utilizzare la fiamma per Sif. Sarà il gran finale. A me piacciono i piani ben riusciti. Questo implica che se ho cominciato a potenziare la piromanzia era per un motivo. Sto tenendo Sif per ultimo, ma so che è debole al fuoco. Quindi New Game Plus 3. Yes. Vi piace l'idea? Super Hyper Mode Sif. Ci piace. A me piace molto l'idea. E se mi togliessero la piromanzia, sarebbe comunque parte di un percorso vissuto nella blind run. Perché... effettivamente quello che accade è che... sto scoprendo, anche la spada di Quelag è stata tradita, no? Quindi... allora... lo so, la clausola di Gwyndolin è un problema, ma a me mi basta. E che cazzo? A me mi basta... dargli un colpo. Fosse anche all'inizio. Per far riuscire il piano. Perché ho comunque costruito molte altre cose. E ovviamente in blind run e con certi contratti il piano è quasi un capriccio. Facciamo un test se la maledizione di Gwyndolin si attiva anche per quelli che non sono proiettili. E neanche palle di... no, palle, scusate, pilastri di fuoco a distanza, perché sono comunque qualcosa di vicino. Vediamo. E se non mi carica la stamina, il problema non è che il debuff, per grave che sia,
Con Sif, se casto nei momenti giusti, in Super Hyper Mode, anche in New Game Plus 3, dovrei fare dei danni ridicoli. Sarà comunque valido. Combo. Sarà comunque valido perché sotto Sif lui a volte fa degli attacchi e io posso recuperare la stamina e poi schivare, capite? Secondo me può funzionare. Ah, stronzo. Mamma mia, che paura. Il contratto di Nito sta avendo effetto, ma Ariamis è un po' particolare. Salvo sorprese incredibili da Gwyn, per quanto frustrante potrà essere trovarci dei minion dentro, per ora penso che Nito è sia la sfida più difficile che ho fatto, sia contemporaneamente un caso diverso, sia qualcosa che una volta che lo sai lo puoi sconfiggere molto facilmente, perché adesso non sarebbe troppo complesso. Ti prego, shottato, shottato! Ok. Gracias. Questo ci servirà. E... Nope. E... Il Calamity Ring non è stato modificato, secondo me. Receive double damage. No. Stessa descrizione. Ho sbagliato. Ah no, non ho sbagliato, non mi sono semplicemente seduto. No, purtroppo fare Sith richiederebbe almeno un'ora e non possiamo perché la serata è stata impegnativa. Io comunque, in quanto non streamer, domani lavoro, trasloco, devo completare, devo avanzare il video che sto scrivendo per Sekiro e Cyberpunk, sto facendo un extra prima dell'Anima Oscura 2.21, insomma, non si può. L'effetto segreto è farti rosicare ancora di più, immagino. Perché se io lo metto, non scompare l'occhio. Sono felice di fare questi test per voi, eh. Però... Sarà più interessante distinguere le cose. Cioè, la prossima volta cominceremo con la Cura del Caos. E con Sith. Non posso fare adesso la Cura del Caos, sto rispondendo a più persone, perché mi complicherebbe oltremodo in maniera poco intelligente Sith, visto che è un gioco di strategia. Avete chiesto il mio meglio, finché ci si diverta a fare stranezze o a incastrarsi per errori miei, come non aver ucciso subito Nito, ci sto. Ma poi è sciocchezza. Sith... potrebbe essere first try se non sono avido. Se non sono avido, sì. There you are. Ah, 30.000. Per fortuna che ho... Ok. Perfetto. Now go. Ci salutiamo. Ci salutiamo. Sì, cosa sto facendo? Ci salutiamo. Pronti ad affrontare gli archivi. Sapete, lo sapete benissimo, lo sapete alla perfezione che andrei a sconfiggere Sith e che ho una voglia matta di farlo, lo sapete, mi conoscete ormai, mi avete visto agire in questo modo.
conoscete il mio spirito. Però contemporaneamente so che anche metà di voi pensano l'esatto opposto, ossia che sarebbe stucchevole per la stanchezza e per chi non può ci si rimarrebbe male perché magari domani lavorano, come me, eccetera. Lo capisco perfettamente, ragazze. Ma tocca fare i grandi stanotte. Ci teletrasportiamo a Dan Orlando e ci si vede... aspetta un po', che dice? Con il culo che hai ti si attivano mentre parli, tipo il roll fantasma da Odd Domnall. Gli sprite, diceva. E... ci siamo. La prossima live... questa doveva essere fatta venerdì. Ragazzi. Sì, mi converrebbe fare Sith. Questa è una complicazione chiccosa mia. Eppure, sarà... la prossima live sarà mercoledì, sarà sulla Guns of the Metal Gear Saga, ma la prossima live della Scorch Hot Pocket Next Session with You, sadly, will be... this live should have been done on Friday the 7th. Quindi la prossima sarà il 14 settembre. Che dolore. Potrei farla l'11, lunedì, ma non cambia niente. Ora bevo. Ci mettiamo qua con questa visuale specialissima del nostro invisibile malato mostro. E leggo i vostri doni. E sapete cosa? Se... no, se faccio Sith adesso, la prossima sarà con molta meno roba. Ho una voglia matta. Ma so che è la cosa giusta stavolta. Allora. Ragazzi, tanto per cominciare, io non mi aspettavo tutti questi doni stasera e la scorsa volta. Tra l'altro, non so quanti di voi lo hanno notato, ma i fellow supporters sono più veloci a scorrere quanto più donate, perché il ritmo, la durata di scorrimento è fissa e più c'è testo più è veloce, no? Classico sistema di roll. E quindi siete tanti, siete veramente tanti, quindi io vi leggo perché... Luigi, grazie. Purtroppo è una cosa che rattrista moltissimo, ma le wiki italiane spesso non sono affidabili. Perché non vengono corrette, non vengono coperte abbastanza. È per questo che io gioco spesso in inglese. Perché la community inglese è molto più, diciamo, professionale nelle cose che fa, specialmente le wiki. Ed è un peccato, perché secondo me noi siamo giocatori con tutto il potenziale di rendere curate le nostre risorse, diciamo, di informazione. C3, grazie. Sono felice che tu segua Metal Gear Solid. Non vedo l'ora di mercoledì, l'atto 4 sarà speciale. Lasciate vibrare in seno. Deve festeggiare anche lui. Redgrave, anche tu qua. Anche tu qua, anche stanotte. Anche oggi qui con la solita donazione. Sempre non tantissima, ma voglio contribuire ogni volta a migliorare qualcosa e lo fai. Anche solo... tutto. Francesco, insieme oggi ad altri, vedo come Love e il buon Super Sao e Grey, come Bodo, avete fatto dei doni giganteschi. Investimenti, che siano per dono, per propormi qualcosa con il trasloco, eccetera. Grazie. Grazie, perché non sono cose superficiali, come non lo è nessun dono, ma nel vostro caso è anche un impegno molto serio. Oh, Luigi ancora? ma il consiglio sulla luce di Nito è quello con cui sono partito con la live, perché ci ho creduto anch'io, poteva essere valido. Eppure abbiamo anche visto il momento in cui si è glitchato e si è incastrato nel loop, no? Non è la luce che lo fa, non è la luce che lo fa. Buffo. Domandina tattica, sarò a Games Week di Milano? Sì. Sì, o meglio, molto probabilmente, perché non ne ho mai mancato uno.
Spellbook, Vincenzo. Grazie. Io cerco di darvi quanto più possibile in queste serate, ma se poi ricevo frasi così importanti anche quando si gioca insieme, no? C'è della grandezza in te, continua così. Grazie. Greg, in diretta. Perdonatemi se agli altri non sono riuscito a sorridere in diretta, ma è stata una serata bella impegnativa. Abbiamo vinto però. First try. Super Sao. Una domanda sul mio possibile sviluppare un videogioco, se ci ho mai pensato. In realtà io amo molto la critica, amo molto l'analisi e amo vivere un'esperienza creandone una diversa da quello che può essere un videogioco. Però sì, nel mio cuore, alla Toby Fox, senza però avere avuto quel guizzo, soprattutto quel talento incredibile nell'essere tuttomane, un'idea ce l'ho. L'ho sviluppata. Ed è una cosa simpatica perché non esiste. Non esiste un videogioco così, e non esiste perché è abbastanza complicato da scrivere, tanto che nemmeno io ne sono in grado. Ci penso, ho dei concept, ma poi non riesco a collegare i puntini. Però è un bel concept e potrebbe essere un videogioco figo, però avrei bisogno di persone competenti, compresi game designers, perché il critico videoludico ne conosce di game design, ma non è un game designer, sono due cose molto diverse, ok? E non è un... chi insegna non sa fare. È una cosa diversa, molto diversa. Comunque, non vi ho detto nulla perché mi diverte così. Stanotte almeno. Ted Bonsley, Rejan, Grey appunto, Edinburgh, Bodo. Che mi fate anche complimenti soprattutto per la Metal Gear Saga ed è preziosissimo. Preziosissimo. Luca, David, Pale, Kurt, Knox. Sono stanco, finisce che mi commuovo perché mi emozionate con certe parole, perché io vi leggo in chat. Persino il ragazzo che mi ha scritto stronzo in realtà intendeva morire da stronzo in un suo dialetto, cioè Pray for Sith, vi capisco, sono come voi e sì, faremo dei Phantom Pain, però quello nella fibra, con la fibra. Abbiamo vinto. Ora penso che avremo un po' di respiro e poi si tornerà nell'hardcore. Il video su Octopath, presto ragazzi. Quando si fanno video in collaborazione con un'azienda, c'è un processo burocratico che può essere noioso e molto spesso superfluo, ma è normale che ci sia. Essendo l'azienda che ti collabora, ti chiede di fare un video, di coprire un prodotto che non sia di tuo istinto, ma te lo chiede, deve controllare che non ci metti, come prima, giganteschi peni dentro. E quindi, essendo agosto, le cose sono lente. Buonanotte, ragazzi. Alla prossima. Grazie di cuore di tutto. È stata una bella live, impegnativa, ma finalmente mai frustrante. Grazie di tutto. E spero di non aver deluso nessuno. Nei momenti in cui magari ero un po' chiuso. Il piacere è stato mio, ragazzi. Buonanotte. See you next week, Hot Pocket. Thank you. You're a sadist, but quite creative one. Hasta la fecha, buona nit. Tre lingue. Dai, è forte. Una era il catalano, l'altra il castellano. Semper fi. Quattro.